se non c'è, se non incontriamo tanti. Cioè, se non incontrando Priest con Psychic Scream, il deck qualcosina lo può anche fare. Se incontriamo Psychic Scream diventa complicato. Io tengo il Doomsayer e il Drakkari Defender. Trovo il secondo Drakkari Defender e un Earth Elemental. Ok. L'abbiamo già testato questo deck in tanti modi. Questa è la prima versione, quella che aveva la win rate più alta. Abbiamo provato a giocare il Keeper, che è la spell da mana, che ti dà carte con Overload. Non va... Ciao Vic, ultimamente non riesco più a collegarmi, il fome per lavoro, ma quando posso ci sono sempre. Best streamer OP, grazie di Pred, stra gentile. Grazie caro. Allora, se noi giocassimo Doomsayer, lui giocherebbe un segreto, quindi noi non siamo contenti del segreto. Possiamo prendere e giocare Coin, Drakkari Defender. Lui di terza esce sempre di segreto. Giocare coin Drakkari Defender è arrabbiato, però il coin lo vogliamo tenere per la counter spell. Giochiamo Doomsayer. Lasciamo di giocare il segreto. Ciao Fede. Lasciamo di giocare il segreto naked. Primordial Glyph, non giochi neanche il segreto. Va bene. Come vuoi te. Meglio. Molto meglio per noi. Ecco, questo filtra un sacco di danno. Sai vedere che sto deck qua va a far male a Secret Mage perché ho doppia Healing Rain e doppio Genie Water Speaker che mi curano. Primordial Glyph ancora. Uzz. Ok. Fireland Portal. Giusto? Droga, roba, nani nananana. E io continuo a proteggermi. Ho appena speso 7k polveri per un Kingsbane Rogue. Prendo il cazzo da tutti, lol, ciao Reaper. Finja Rogue non lo so. But I wanted to stay. Don't take me this way. Ho sbagliato. Sbagliato. Questo è un account, questo è un altro segreto. Ho sbagliato, raga. Un errore abbastanza grosso, non gigantesco, ma abbastanza grosso. Ok. Non benissimo per noi, sicuramente. A me non interessa in realtà, raga. Cioè, io sono abbastanza tranquillo in sto spot. Sbloccare cristalli a me non piace. Io sono a 26, sono alto alto, sono buono buono. Cioè, più andiamo avanti, meglio è per me. Quando io gioco Snow Fury Giant ho vinto. Va bene, Bruce. Farsight. Va bene. Bruciato il coin per niente. Devo usarlo sulla counter spell. Un ibrido giochi. Wow. Un ibrido. Lui evoca... Questo qua l'avrei dovuto swingare qua perché lui pin, ho fatto un altro errore. Secondo errore, errore grosso che faccio questa partita. Il segreto sotto potrebbe essere un blocco. Grazie Forgiandente per la sub, benvenuto nel dojo bro. Grazie per il supporto al canale. Very appreciated.
Errorino lì, errore, no, errorino, erroraccio. I'm rich. Ah, giocare questa qua. Lui ci contesta. Noi non abbiamo in mano. Se avessimo Spiriteco, io devo prendermela comoda. Comunque il vulcano. Mi sa Counterspell? Non ce l'ha. Giochi un segreto come apertura. Un Blizzard in follow up. Un Polymorph, ok. Un pin, va bene. Abbiamo paura della Counterspell. Non possiamo giocare Hero Power. Possiamo aprire Dealing Rain. Tipo. Potevo anche fare i trade prima di giocare Dealing Rain. Un'altra misplay. Comunque lui non ha sotto Counterspell. Io gioco Spirit Echo. Faccio follow up di Lightning Storm. Va bene il Vaporite. Valida è finita. Penso sia finita. Non vedo in che modo lui possa. Deve congelare board un'infinità di volte. Deve giocare Blizzard, deve giocare Frost Nova. Beh, ho fatto errori sta partita. Ho bruciato il coin. Ho giocato prima di giocare lo Spirit Echo. Comunque era giusto giocare la Sapphire Spellstone. Questo deck soffriva tanto lo Psychic Scream del Razakus. Non essendoci più Razakus, magari riesce a esprimersi meglio. Vediamo. Vincere per lui è complicato. Avrei dovuto curarlo prima. Ho fatto tutto a cazzo di cane. Vabbè. Sorry, I'm late. I just don't give a fuck. Contestiamo? No. Ciao, la Ben Lol, grazie per gli 8 mesi. Bella V, come stai? Spero tutto bene. Poco presente su Twitch, ma la sub d'obbligo. Grazie, caro. Grazie anche a tutte le persone che supportano, anche se hanno meno tempo per seguire le lives. Molto gentili, raghi. Non lo so cosa stia cercando lui. Non ho più pallida idea, perché poi il punto qual è? Che io ho ancora tante, tante risorse nel deck. Singola Alexstrasza. Quindi ho giocato secondo Spirit Echo, non stacca. Feels bad, man. Feels bad. Beh, non lo sapevo comunque. Non lo sapevo questa cosa. Doppio Breath of Syndragosa. Ai ai ai. Capisco. Adesso vuole giocare un Flame Strike. Lo gioca. Non lo gioca. Va bene. Cerca un blocco. Potevo giocare meglio sta partita comunque.
Non è andata male, il deck ha espresso il suo valore, sono contento, siamo riusciti comunque a sviluppare la Spellstone bene in questo game, subito a inizio partita, a far combo abbastanza presto. Gioca a segreto. Infiniti giganti. Giocare un Blizzard. Dove giocare un Blizzard o una Nova? Abbiamo ancora un gigante e una Spellstone. Basta. Beh, ho incontrato un ibrido un po' strano, eh. Ci vorrebbe il devolve. Senza Master un porta anche. Un bel Exino qua ci starebbe. Va, giocare l'Earth Elemental significa andarsi a prendere un Tarim, penso. Piedi, martedì, lunedì, martedì. Reporting for duty. Sempre sulla stessa wave. Reporting for duty. The light protects. Sempre sulla stessa wave. Reporting for duty. Droga, roba, nani, nani, nana. Possiamo giocare anche questo, posso giocare Doomsayer. Questo che ci punisce? Un Divine Favor. Però. Cioè, giochiamo il Doomsayer. Lui sta all'un turno, andiamo a 5 mana. Tanto quando funziona il primo Doomsayer, per noi è un grande successo. Qua rompi i coglioni. Droga, roba, nani, nana, nana. Cercando di fare attenzione al suo Divine Favor. Non siamo riusciti ad attivare la Spellstone. Non è la fine del mondo. Abbiamo anche difesa. Abbiamo cure. Ok. Potevi magari fare dei trade prima. Vabbè, vuole giocare Tarim. L'abbiamo capito. Roga, roba. Buono, Living Totem. Abbiamo Vulcano, in casi estremi abbiamo, per il caso estremo abbiamo Vulcano.
Dopo che gioca Tarim, dovremmo essere quasi a posto. Abbiamo ancora i Lightning Storm, quindi dopo che esce Tarim, tutti i threat dovrebbero essere rimossi. La partita non è andata male. Stai bene, Vic? Sono qua, sto bene. Non è andata male la partita comunque, non sta andando male. C'è da dire che. Stegodonte pure, ok. C'è da dire che non Divine Shield, possibilmente. Ci killa. Sei, 12, 18. Non bastano? Droga, roba, nani nananana. C'è rimasto male. C'è rimasto male. Ci sei rimasto male, Bru. Non lo so. I feel bad, man. Leoncine. Va bene. Ah, cazzo, se c'è la Spellbreaker rischia di vincere. Ho fatto una cazzata, devo rimuovere questo. Mannaggia, sono un babbo. Sono un babbo, devo rimuovere il 5-5, perdo la partita. Ah no, c'è 35 taunt, scusate, ho detto una cazzata. Ho vinto. E hai vinto con Alex, non ero due off? Roba, droga, nani nani nana. Game c'è stato, dai. Non molla il paladino. Va bene che lui esprima tutto il suo valore. A me serve per capire, per testare il mio deck. Cioè, io devo capire se il paladino spinge tutte le sue carte, dove io riesco, quanto io riesco a controllarlo. Io qua l'ho controllato molto bene alla fine. È andata male. Adesso pesco in top deck Ginyu. C'è da dire, raga, che io avevo due Lightning Storm nel deck. E quindi quando lui va a fare la giocata precedente, io gioco il Lightning Storm. Insomma, vado abbastanza liscio. Capito? Control Mage. Pericoloso pescare troppo, eh. C'è sto rischio. Ci voleva un polymorph per quel Pyros. Threatening. Sarà una partita complicata. Però almeno non è mirror di Murloc Paladin contro Murloc Paladin, almeno quello. Abbiamo bisogno della Spellstone. Abbiamo bisogno della Spellstone al prima possibile. E siamo già con troppe carte in mano, quindi dobbiamo bruciare un coin senza ombra di dubbio. Andiamo a giocare qualcos'altro, forse.
Thanosino. In Cycle. Manatide diventa problematico. Uno Xenofury. Abbiamo bisogno della Spellstone, dobbiamo buffarla. Se avessi Spellstone in mano comincerei a rilasciare carte che overloadano, però... Sta preoccupando il fatto che lui non giochi Pyros. Cioè che non swinghi di Pyros, mi preoccupa. Paura che voglia copiarlo con un faceless. Se lo copra di faceless, perdiamo. Ok. Lui gioca faceless, secondo voi? Gioca faceless su Pyros, è la fine. Ma se gioca Zola the Gorgon su Pyros, è la fine. Va bene questo, non è un problema. Ok. Carte stanno finendo, amico mio. Abbiamo paura. Abbiamo paura. Paura. Storm. Tide. Ok, ci siamo. Il control mage. Ok. Adesso vediamo chi ha più valore. Se ce l'ha lui con Enzotto, se ce l'ho io con i giganti.
Ai, non t'ha restato Pyrus. Sorry, I'm late. I just don't give a fuck. Ciao Raynor, grazie per i 17 mesi, madonna Brutus. Da quanto tempo feels good man, grazie caro, lui ha bisogno di una Frost Nova on Blizzard. Grazie bello, grazie, 17 mesi tantissimo tempo. Tirato il grilletto, sì, tirato il grilletto pure lui. Vediamo se c'ha qualcosa di brutto brutto che ci fa male, tipo Blizzard. Healing Rain, perfetto. Devi far 4 danni in più. Ok, è disperato. Va bene. È disperato. Bello il game. Niente, tira un Fireland Portal per Rich. Gioca secondo blocco. Non dovrebbe bastare. A meno che non l'abbia in mano, boh. Da darmi un taunt, siamo a 12. Se gioca doppia fireball, non gioca doppia fireball. Pensa se vince, che fenomeno lui. Bravissimo se vince, niente da dire, molto bravo. Non ho giocato secondo gigante, potevo anche giocare. Attenzione. Il primordial glyph. Attenzione. Non basta. Se vince, pensa Leroy Jenkins dalle leggendarie. E la madonna, ma quanta roba c'hai, Brutus? Ancora il terzo ice block? E poi vince di fatica tirando il Pyroblast faccia? Seriamente? Esagerato! Sì, vabbè! Wow! Sì, vabbè, questo qua ha trovato 13 blocchi. Invece no, non ce l'ha la Pyroblast. Colpo di scena. Non ce l'ha. Pensa Pyroblast faccia. Pensa Pyroblast faccia pin. Wow! Wow! 4-0. Wow, what a game! What a game. Damn. Wow.